Sono tutti più per aria, bentornati in questo nuovissimo video dopo un mese circa. Insomma, ho scritto più o meno il perché nella community tab, quindi andate a vedere. Non è che sia migliorato tantissimo qualcosa, però sono riuscito a trovare un momento per poter fare un video e ho detto, vabbè, invece di scassarmi la minchia e scrivere tutto quello che dovrei per il video delle cose succose, a sto punto preferisco mettermi a fare un video vecchio stile, quindi con questi 20 minuti iniziali dove parlo nella stash, così vi faccio sempre vedere, no, l'aggiornamento della stash come facevo prima. Quindi qua ci sono robe, qua ci sono altre robe con altre armi, mi ero dimenticato di questa item case e così via. E nulla, qui dentro caricatori, 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 elmetti, caricatori, buste di piscio e così via, zaini, succoncure, bla bla bla. Quindi, questa è la nostra economia, siamo messi molto bene, diciamo. E niente, come facevo sempre, ce ne andiamo a fare una bellissima scav in attesa. Andiamo su Custom alle 7 di mattina. Ci facciamo una scav perché 2 settimane che proprio non accendo il computer. E vediamo un pochettino come ce la caviamo. Giusto di riscaldamento. Ok, ci è voluto un po'. Server americani. C'è solo uno, solo New York che io posso mettere. Allora, abbiamo il Station, il parco quindi abbiamo l'uscita di là e di qua. Noi ce ne andiamo di qua. Siamo a 47 minuti, quindi la gente che arriva da là deve, insomma, quella gente che è spawnata di là deve ancora arrivare. Tra 2 minutini potrebbero arrivare a Constructions. Quindi io direi che posso andarmene verso Construction, perché col pompa andare a sinistra verso la gas station è un po' un suicidio, perché c'è quella zona nuova che hanno messo rialzata. La gente con i fucili da distanza mi possono fare il gran culo. Ah! Ok, mi sono rotto il polso. Nostro amico cecchino c'è. Non avevamo granate, no. Allora, potrebbe essere una cosa buona camperarmela qua, perché tanto c'ho il pompa, anche se il 133 c'ha un ottimo impatto. Potrei dare un'occhiata dalla secca, da quassù, però se c'è qualcuno sono fottuto. Ma noi ci proviamo. Me la posso rischiare e andare io da loro. Sembra più o meno libero per passare. Com'è?
Comunque, visto che ci sono, vi ricordo che in descrizione trovate il link al mio Discord, al mio Facebook, al mio Instagram, mi sembra, o solo il nome. Trovate tutto quanto in descrizione se vi interessa. E anche il sito per poter comprare Tarkov. Costa 50 euro, quindi se c'è scritto 35 è perché non è tassato. E niente, costa 50 euro la versione base. E fate un po' voi. Se vi interessa trovate tutto in descrizione. Io non guadagno niente, solo per così sapete dove trovare, dove poterlo comprare. Non guadagno niente. Che è successo qui? Ah, non mi erano spawnate le cose. Vediamo se trovo, tipo, non so, un HP. Oh, oh, forse, forse, forse. I bippi. Fanno un po' cacare. Cosa caso trovassi altre cure? Va bene, questo mi fa comodo. Quelle non mi servono. Questo fa comodo. Quello non mi serve. Che sono spawnati tutti per rushare i dorm. Perché il niente qua non me lo spiego. Il mio amico scava. Cosa c'ha il tozzo? Porca vaffanculo. Che cacca. Vaffanculo. Oh, buono questo. Ok, e niente, sembra libero. Voglio fare un check di due chiavi. Quindi voglio vedere un secondo. E qui. Oh, no, vabbè. Ok, già ce l'avevo, però non è male per rivenderla. Quindi head to extractions. E già, ma ce l'ho qui l'estrazione. Ce l'ho proprio lì dietro. Allora vado a vedere l'altra chiave. Vedo se mi riempie un pochettino la borsetta. Magari m'ammazzo quello scav lì. Oppure se ne trovo qualcun altro là in fondo. Ok, beh, sarebbe stato il colpo trovare pure la chiave qui dentro. Allora, 310 mi sembra vale abbastanza. Box. Buono così. Mod interessanti.
tono questo. Ok. Va bene, direi che me ne posso andare. Anzi, qua c'è un'altra cassa. Sembra in questo qui. Yes. Mosin, ok, allora. È il mio amico Tozzaro di prima. Ok. Avete visto che taglio fico? Allora, io questo lo faccio sempre, visto che tanto ogni volta quando c'ho magari la forza mi ritrovo one shottato al petto. Magari quello lì mi guarda e basta. Oh, siamo direttamente al sanatorio. Allora, shoreline, perché devo fare la quest dove devo mettere questo nella marked. Sostanzialmente, cioè nel cerchio satanico, per intendersi. Ho cambiato il mio armamento, ci ho messo l'ADAR con gli 856 a 1 perché i 995 per adesso sono troppo dispendiosi visto che ho pochissimi dollari. Devo iniziare a fare un po' di dollari. Però gli M856 a 1 vanno più che bene. Non sciolgono quanti 995, quindi però. Però. A noi va bene così. Tanto non è costoso questo outfit, questo equip. Quanto costa il tuo outfit, Praga? Gucci. Allora, non mi ricordo mai in quale le... Si fa una cosa. Me ne vado a destra. Così controllo se qua ci fossero delle batterie. Ovvio che no. Però un filtro. Che schifo non fa. Andiamo a controllare la 218. Potevo portarmi delle cuffie. Ok. Niente di niente. Mi posso levare dai coglioni, anzi. Guarda. Niente cure, niente cure, via. Vaffanculo. Grazie. 105 ci piace. Qui ci sono. Bene.
Madonna. Si va che è una bellezza di granate oggi. Merdoso, livello 24. Passare dal corridoio di là. Vaffanculo. È un po' una merda essere senza cuffie. Perché si sente di molto poco. Si salta. Batterie. Niente batterie. Cioè, ma ci pensate che ancora mi mancano un sacco di batterie. Livello 36 ancora. Non ho tutte le batterie. Scusate, scusate, non volevo. Madonna. Già aperto. No, posto. Ok. Ok, c'è qualcuno qui da qualche parte.
Ok. Vediamo se ci fosse qualche golden chain. Yes. Bene. Che estrazione ho? Tunnel Pierpet. Andiamo di là. Ah, ok, l'ha aperta di là. Me ne sono accorto ora. Yeee, ci sono passato anche di fronte. Ok. Penso che quello lì era quello che ha aperto la 310. Scommettevo il culo. Madonna, proprio tutte e due le gambe da fare. L'armatura non me l'ha toccata, porca puttana. Ucciso, non l'ho ucciso perché è arrivata una granata. O magari l'aveva lanciata, però è esplosa lì da lui. Se l'ho ucciso. Ora vediamo se ho 3 kill. No, vabbè. Questo si chiama culo.
Ok, è andata bene. Due vittime purtroppo non accettarono. Uno Mosinaro con MP5. E vediamo se c'è stato il terzo. Vediamo se avevo ragione che l'ho ucciso mentre lanciavo una granata. Ok, no, a posto, non l'ho ucciso. Buono. Pure la 301. Beh. Beh. 500k di chiave, una chiave molto buona. Vediamo se qua c'ho qualche SP6 da infilare. Ma li metto qui accanto. Va bene, che dire, abbiamo completato la nostra quest, che non mi ricordo di chi minchia era. Di Peacekeeper, tieni. Ok. Quindi niente, amici, siamo usciti. Non mi lamento di come siamo usciti, pure un elmetto full. Mosin che posso usare per la quest. E già la 310, la 301. Quindi niente. Io spero che questo video, come ai vecchissimi tempi, vi sia piaciuto. E niente, vediamo quando uscirà il prossimo video. Però ci vedremo in quel momento. Alla prossima. Ciao ciao.